è qua che cuoce. Qui c'è l'acqua per Gabriele e Maurizio, qua quella per noi. E volevo farvi vedere dov'è che avevo posizionato le candeline che stiamo trovando nel calendario dell'avvento. Sapete, la postazione che avevo fatto natalizia in cucina era quella. Dentro questo brucia spirale lì, quello per le zanzare, le stavo mettendo lì. Adesso quella lì che è alzata è quella che vorrei, cioè mi piacerebbe accenderle queste qua. Ecco, quelle lì grosse mi dispiace perché non so perché mi dispiace accenderle, però quelle lì piccoline sì, perché comunque non è che posso tenermi tutte queste candele, le prendo e poi le tengo lì, quindi magari le accendiamo. Adesso non mi sembra, cioè fino a che adesso è giorno, no, magari poi oggi pomeriggio le accendiamo, lì purtroppo c'è il muro macchiato, quindi non è che sia proprio fantastico, però questo alberello è veramente carino, mi piace un sacchissimo. E niente, quindi di giorno diciamo sta così quando non l'accendo, e poi invece alla sera quando l'accendiamo leviamo il coperchio, lo tiro leggermente avanti perché comunque l'alberello è di legno, vai mai a vedere che prende fuoco, vorrei evitare. E niente, quindi mi piace veramente un sacco, anche messa così con la disposizione è veramente molto carina. Lì c'è lo Scottex che mi manca il portarotolo perché quell'ultimo che avevo preso si era rotto. Adesso andiamo a preparare il tavolo, butto giù la pasta e mangiamo. E voi invece cosa avete mangiato oggi a pranzo di questo 7 dicembre? Mentre alcuni fanno i compiti, Giada sta preparando il balletto di ginnastica artistica e lì poi riusciremo a rimettere in ordine. Io mi preparo con tutte le mie cose. L'anno scorso era un anno di prova, quindi ho scritto solamente 2020 colorato, ma quest'anno vorrei andarlo a decorare bene. Questa è l'agenda dove anche adesso vado a scrivere tutte le spese fisse che abbiamo durante il mese. Di mese in mese in genere lo faccio. Quest'anno, cioè l'anno scorso ho fatto così, quest'anno vorrei un attimino, diciamo, evolvermi e su questa agenda scrivere, oltre alle spese fisse, tutto quello che vado a spendere ogni giorno. Quindi scrivere la data e poi vicino quello che sono da spendere, cioè tipo, non so, Gulliver 20 euro, Wawa 10 euro, Fioraio 5 euro, tutto quanto così. In modo da tenere traccia bene di tutte le spese, di come spendiamo i soldi, anche perché, visto appunto che ci sono un po' di progetti in ballo per il 2021, è meglio tenere traccia di tutto quanto e quindi di mese in mese capire dove andare magari a modificare, ad aggiustare, dove si può risparmiare e tutte queste cose qui. Non lo farò sul bullet journal perché ho già questa qui che uso appunto per questo, quindi non mi sembra il caso mollarla lì, che ha ancora tantissime pagine davanti a sé, per andare a farne un'altra. E niente, quindi adesso vi lascio alla decorazione. Mi sono anche buttata e ho fatto qualche disegno che le bambine dicevano essere bellissimi, io invece non. Cioè non li ho visti così belli, insomma, questi disegni. Però vabbè, loro dicono che sono molto belli. Io ci ho provato perché comunque ci tenevo a fare dei disegni così a mano libera per rendere un pochettino più carino questo. Andremo poi a colorarli insieme e anche per quanto riguarda poi l'aiut, cioè del mese, lo faremo poi assieme. Sarà molto semplice, eh? Cioè scriverò in alto il mese e poi sotto andrò a scrivere tutte le spese fisse e poi nelle pagine a seguire, infatti andrò a fare mese per mese, nelle pagine a seguire andrò poi di giorno in giorno a scrivere quello che spendo e in che cosa lo spendo. Comunque adesso mi levo da...
vi lascio ai disegni, al video, e noi ci vediamo dopo. E andiamo ad aprirlo. Sì, sì. Ed è... che bello! No. È un regalo di Natale. È un pacchetto di Natale. Che buono! Io sarò... Girala un po'. No. Ok. Qualcuno te lo dà forse un pezzetto. Io gli ho dato per 2 giorni di fila. Nessuno. Mi fa male tanto il cioccolato. Ora apriamo il mio quello di Giada. Apriamo il mio quello di Giada. Cosa è successo? È 5 che mi sento. Il 7 dei gioielli è qua. Lei. Vai lì. Il set dei gioielli è qua. Ora vado ad aprire. Che cosa c'è? Una cosa solo per me. Sì, ma infatti. Su FIFA 13 gli avevano dato due crediti. Perché non è uno solo. Io quelli di viola. No. Uno e uno fate. Mamma, c'è e qua il 7. Adesso apriamo il brochet. Numero 7. C'è un magnoschiuma e questo qui è magnolia e tè bianco. Proviamo. Adesso sento la profumazione e vi dico se è buono. Poi apriamo quello lì delle candeline. Ah, quello lì di papà, perché sono tutti curiosi. Poi apriamo quello lì. Sì, buono, ma non mi... Respira. Preferisco bacche fatate. Non respira. Respira Pia, vuoi respirare? Okay. Vuoi respirarlo anche tu, no, Pia? No, no, quelli lì abbiamo già aperto. Annulla. Giorgia lì, chiuso male. Dai, io ce l'ho io. Qua è chiuso male. La bocca, vabbè, l'ha allungato dalla bocca, Pia. Va bene. Adesso passiamo a quello, ma quello delle candele. Candele. Del tè. Quello del tè. Tè, Pia. Sì. Che devo quello del tè. Il 7 è la 7. Ora vado a vedere. Ora Sabrina, che è la nostra. È qui. Ah, è al mango. Il 7 è al mango. Ah, non la so. Poi apriamo quella candela. Quarto candele. Che è qui. Sotto al 6. Papre Giorgia. Sca. Giorgia. Cos'hai, Pia? L'ho detto io. Vuoi annusare ora? È rossa o verde? Uguale, sono tutti già non si vede così, sì. Sono tutto uguali. Qual è la grigia?
fanno usare. Mamma, non sbriciare. Sarà bianca. Sì. Dacci che vogliono usare lei. Alla maniera. Ma già di rosso ne esiste solo. Canini del Mac. Ecco, ora è quello dai, del ora, papà. Dammelo, dammelo. Bene usare Baby. Io a loro due li stavano facendo fare le battaglie. Aspetta, devi venire un po' più avanti. Ok. Ci sarà il 7. A questi due li stavo facendo fare le battaglie. Vegeta normale. Sì, no, ha trovato anche ha trovato Vegeta Zing, Riff. Ha trovato Vegeta scimmio. Oh mio Dio. Chi è? Volete presentare la scimmia di Recaio? Sì. Ah, sì! Oh, sì, che carina! Non si vede. Oh, che bella! Papà, sai che io... Dai, ma è bellissima! Mamma, sai che io avevo fatto combattere loro due. Ma si vedeva comunque, anche quando l'ha fatta vedere papà. Dai, ora apriamo quello della mamma! Vai a prenderli tu, altrimenti poi vediamo. Possiamo. Andate, aprite. Scartiamo. Leggi. Ah. Non c'è scritto in inglese. Sabrina ti è rimasta male. Dai, no, è bello, Sabrina. Un'altra canottiera, vai. Quella lì è quella. Un'altra canottiera. Ah, no, io pensavo fosse un'altra canottiera. È una matita di Bruxelles. No, vabbè, io credo al fondo. Va, mi sento in casa. Non si ha. No, è una matita per... Viene nel... È profumo. Ancora aperto. Di cosa profumo? Quello lì non si vede, è un latte per il corpo, Gabriele. E dentro alla mobile sopra la lavatrice c'è anche il bagno schiuma. Ma non è mio però. Sì. Ma dove è al cocco. Dove l'hai tirato fuori, scusa? Guarda che è una crema cocco che ti metti dopo la doccia. La metti dopo la doccia. Così profumo di cocco. E poi noi lo mordiamo tutto. E Sabrina invece che cosa? Tutti che cercano le boobs. Sabrina invece ha anche un latte per il corpo. Però è più piccolino. È il suo latte condensato. È riparatore, body lotion. Il suo ma latte non è finita qui Sabrina. So. Adesso papà prende Pia. Io invece ho questa matita. Mamma, ma sta cosa? Quando la dovrei mettere che non ho capito. Quando hai finito di farti la doccia? Dove? Te la devi mettere per tutto il corpo. Ma come faccio? Cannellina. Aspetta, come fai? Bella! Ah, una cosa di brocce! Posso fare tutte le cose? Avrei delle cose da consigliare. Anche per me? Questo è per Sabrina. E questo invece è per Manuel, che integra quello che ti mamma, ti manca questo. Non manca niente, non sì, manca. Sì, c'è una cosa in più. Per me? Non manca niente. Questo coso che cos'è? È scrivo da Barba, leggi. Cos'è? Aspetta, devi leggere. No, via. Sì, 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 un balsamo doccia. Solo devi segnare. Cosa serve? Cioè, ah, il balsamo doccia, si può dare per tutto il corpo. Per così. Aspetta, lo devo mettere nella mia scorta di elastici. Sì, pratica, sì. Puoi mettere tutto lì dentro, no? C'è anche questo. E poi lo metti in bagno dove l'ha messo. Guarda, neanch'io ce l'ho, solo che l'altra volta è un barba set, un set da barba. Era caldo. Benissimo, e anche questo per oggi l'abbiamo fatto. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.
spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. Ciao! 1, 2, 3.